Ok. Adesso ci siamo. Adesso funziona. Ma no, non so veramente qual è il problema, quale sia il problema. Basta. Allora, intanto l'audio è alto al solito. Fammelo abbassare un po' perché. Error. Error from the deep. Ok. Allora, sì, adesso funziona tutto. No, non so perché ogni tanto, cioè si vede, poi quando si vede tutto, poi quando sono nella schermata, diciamo, devi scegliere il gioco, poi quando fa il cambio, cambia la risoluzione, in qualche modo, perché mi sembra quasi che cambi la risoluzione, e non ho capito se perde il segnale. E poi non riesco più, una volta che si impasta del gatto, non riesco più a fare tipo una sorta di hard reset, cioè tipo stacca e riattacca l'USB, non risponde più. Mentre invece la webcam basta che la disattivi e la riattivi anche con un soft reset proprio dall'applicazione di OBS e funziona. E il gatto non è così. Non è dell'avviso. Allora, fammi vedere come siamo messi a munizione. Quindi, qui è successo un cazzo di casino. Ho sconfitto il mostrone gigante. Nel frattempo c'è una nave che ci sta venendo. Mi sono riempito di wafer, tra l'altro, sull'armatura. Non so se puoi notare, pieno di wafer, che fanno sempre, insomma, fanno sempre bene contro i necromorfi. E ho sbagliato. Scaldi e praticamente c'è questa è l'astronave militare che ha raccolto il nostro SOS e ci sta venendo a prendere e solo che mentre ci viene a prendere hanno detto ah, abbiamo visto che avete lasciato c'è un escape pod che sta vagando, andiamo a recuperare l'escape pod e peccato che dentro lì ci sia un necromorfo e quindi dobbiamo adesso avvisarli prima che prendano l'escape pod con il necromorfo dentro e si contagino poi con l'astronave di là. Quindi usa il cannone SDA per liberare le paratie. Il segnale non è ancora abbastanza potente. Sì, perché bisogna liberare paratie per potenziare il segnale radio. Kendra dice che è necessario aprire paratie sopra il sistema di comunicazione. C'è qualcosa di grosso proprio là sopra, senza dubbio un qualche necromorfo. Se riuscissi a raggiungere una delle torrette del sistema SDA, potrei spedire nello spazio. Allora, vediamo dove dobbiamo andare. Se qui c'era. Sto a fare lunghissimo. Speriamo che non succeda niente. Come al solito, il volume è sempre altissimo. Ok. Cazzo, sta succedendo? Che cazzo sei tu? È morto? Spero che sia morto, non si è. No, non si sia preso. Magari ci ha preso al volo come. Diciamo come un passaggio spaziale. Allora. Ecco, ovviamente, quello più stronzo di tutti perché. Questi neri sono bruttissimi. Questi neri sono proprio stronzi. Mica iniziamo. Iniziamo col botto, eh. Iniziamo proprio col botto. Allora, siamo calmi. Tanto qua, quando vedo delle ventole ormai sono terrorizzato. Perché? Esplodono, saltano dentro cosi. Allora, devo andare dove? Di sopra. Va bene, dove siamo arrivati? Ci sei? Ehi, ehi, ehi.
Ehi. Ah, qua devo andare. Non devo andare troppo lontano. Andiamo. Vabbè, il terrore è incominciato. Il terrore è incominciato. State molto molto calmi. Munizioni, sempre buona cosa. Ci sia molto qui da scrutare. Attenzione, attenzione. Cerchiamo sempre fare. Ok, uno sparatutto spaziale, vediamo un po'. Ehi là, ehi là. Cazzo piccolo questo, eh? Oh cazzo. Cosa fa? Mi lancia? Oh cazzo. Attenzione. Non è che posso aspettare semplicemente che mi lanci. Mi lanci le cose così gliele lancio indietro. Oh cazzo, cazzo, cazzo. Bene, quello è passato. E la Madonna, che lanci, oh. Figa. Cos'è che m'hanno? Non so, non ho capito se mi ha colpito. Bene. Palla d'effetto. Ah, ecco, vedi. E che se lo prendiamo. No. Sei schifo. È finito di sparare roba. Porco Giuda. Quello è esploso. E dai. Ok. E adesso? Video completato. Ah, è andato? Bella lì. Che Apertura para ti del sistema di comunicazione. schifo. USN Venom, qui Kendra Daniels della USG Shimura, rispondete! Non aprite la capsula di salvataggio. USN Venom, qui Kendra Daniels della USG Shimura, rispondete! Non aprite la capsula di salvataggio. Rispondete, dannazione! Bella. Oh cazzo. Bene, molto bene. Sono già morti. Ah, ma quindi la dovevo far esplodere prima? Cioè, non ho capito. Vattene subito, Dani. No, non. Antislag. Isaac, mi senti? Grazie al cielo stai bene. Cercavo di contattarti, ma qualcuno riusciva a bloccare il segnale del mio rig a distanza. Lo schianto deve aver interrotto il blocco. Raymond, dov'eri finito? Cercavo di sopravvivere, a fatica. Ho trovato dei medicinali, mi sono dato la sistemata. Ascolta. Ho deciso di annullare la missione.
Ah beh, però, con calma. Alla fine ha deciso. Dobbiamo andarcene da qui. Credo di aver trovato una navetta sul ponte dell'equipaggio. Il registro di volo dice che serve un nuovo nucleo energetico, ma credo che quello della Velor andrà bene. Vedo la poppa che spunta dalla cerca. Vedo la poppa. Attenzione. Mi sto dirigendo là. Vedrò di salire a bordo. Ci vediamo là. Hammond. Jude. Isaac, se quello che dice della navetta è vero, forse possiamo ancora andarcene da qui. Raggiungi la stiva e cerca di aiutare Hammond. Nelle sue condizioni potrebbe non restargli molto tempo. Se non avevo visto. Va bene, raggiungiamo la stiva. Aiutiamo Hammond, che finalmente, dopo che è quasi morto 30 volte di fila, ha deciso di andarsene. Devo evitare direttamente di entrarci in sto posto, però. Quanto è lunga? Io ovviamente, se posso scegliere un lato, guardo sempre dal lato sbagliato. Allora, dove dobbiamo andare? Ah, dobbiamo andare piano di sotto. Tiro. Ok. Dopo il save point si va per l'ascensore. Sì, esatto. Ehi, ehi, ehi! Ehi, dai qua! Apriti. Oh oh, oh oh. Apri. Cos'è? Cos'è? Ho sentito un rumore. Che tanto. Error. Bello 2, giusto? Penso. Livello 2. Cazzo di mappa, chi l'ha fatta? Oh, ok. Figura. Qui ci sono sempre un sacco di stronzi. Sì. Siano proprio. Oh, oh. Eccolo lì. Chi è? Cosa saresti tu? Cosa saresti? Perché non muori soprattutto? Perché cazzo non muori? E oh. Abbiamo finito o non abbiamo finito? Cazzo è? Guardate che schifo. Ah, Dio santo. Vabbè, gente che salta. Ok, doppio, non so. Valeva doppio. Comunque la pistolina non mi sembra la cosa migliore da usare. Frangente. Va bene. Chi siete? Quanti siete? Allora, fammi vedere un attimo. Bombolaria meno. Lamentale. La bombolaria meno. Attenzione. Ok. Allora, questo. Pistola multiraggio. Munizione in pool. Munizione multiraggio. Non mi ricordo gli stack di questo. Forse 6. Okay. Impulsi.
po' di forza. Medipack, fin troppi. Spostiamolo, va. Va bene, spostiamo anche questo. Teniamo da parte. Sto pieno. Eccolo. Puttana Eva. Oddio. Tifo. Possiamo uscire? Possiamo? Dunque, dove devo... Capitolo 8, finito. Capitolo 9. Vabbè, salviamo, va. Morto all'arrivo, fantastico. Problema è Stiva. Qui è nuova la Stiva, non ci siamo ancora stati, sa. Eh sì. Bene, sei riuscito a entrare. Ascolta, ho trovato il registro munizioni della Velor. Non erano qui per caso. Non erano in ricognizione né in pattuglia. Questa nave è pronta al combattimento. Da loro era una missione di ricerca e distruzione. Ah. Isaac, l'ho perso di nuovo. Nessuna traccia del rig di Hammond. Trova il nucleo energetico e vattene subito da lì. Va bene. Vediamo se possiamo fare un upgrade. Allora, questo come durata è massima praticamente. La lama al plasma. No, la pistola multirà. Allora, tre nodi. Sulla multiraggio potremmo aumentarne la capacità e aumentare il danno. Questo cos'è? Aumenta la potenza della mina di 5 punti. No, la capacità l'ho già presa. Aumentiamo la capacità ancora. Questa ampiezza. Ah. Vabbè, è una multiraggio, è buona. Vediamo un po'. Vediamo un po' dove dobbiamo andare. Allora, lì c'è un negozio. Non c'è modulo di stasi da nessuna parte. Sono io veramente chi è costruito la nave, bastardo. Che non mi possano... Ui, ciao Girolo. Spero che non mi possano colpire proprio mentre... Di stasi. Come stai, caro? Un tiraggio. Dicevo, spero che non mi possano colpire proprio mentre sto guardando le cose nel negozio, perché sarebbe una vigliaccata. Questo ce lo rischiamo. Ogni tanto ci sono dentro le merdine lì. Questa volta non hai atteso che era... No, no, una volta mi sono
Mi sono voluto mettere prima perché stasera volevo giocare a... Com'è che si chiama? Oh Madonna, lo sai che mi piace, ma Ender Lilies. Sono che affari. Sì, tutto bene, grazie, caro. Accesso a gravità zero. Che cazzo è sta roba? Pallone. Oh, giochiamo a bocce. Non ho assolutamente idea. Sono le Mentos al limone. Mentos spaziali. Ok. Quindi devo bocca a porto. Parola chiave. Non so bene dove le posso scaricare. Queste cose fanno uno strano rumore. Questo cos'è? Ossigeno. Va bene. Forse le posso mettere tutte qua. Tipo, voilà. Mi fanno uno strano rumore, in effetti. Non so quanto sia safe. Ce la fai a prenderla? No. Ok. Questa sì. Madonna santa, questa è grossa, ok. No, non andare via. Ok, resta lì. Poi. Opla! Sto proseguendo con Mortal Shell, sono al secondo dungeon, sono a buon punto. Mi sta piacendo un po'. Sì, dovrei provarlo allora. Dovrei provarlo. Non mi sembra la tattica migliore quella di lanciarle. Potrei provare a fare un lancio di rimbalzo, tipo un bang, bang. Cazzo, sta succedendo? Le butto giù di là? No, mi sa che l'ho buttata. Sai che non ho ben capito dove devo buttare questo. Ah, lì, ecco. Credo almeno perché. 1, 2. Fammi vedere qua. Attenzione, livello di radiazione è Ah, alto. ok, sì, Blocco di certo. sicurezza attivato. Ok, quindi quella è l'uscita. Stato d'allarme. Ho trovato 4 involucri su 5, così come le armi. Ah, ok. Quindi hai sconfitto quel coso grosso. Un involucro era lì dietro. Ehi, no! Non fate i pazzi, mica morirò. Morirò se non di radiazioni, di epilessia. Ok, qui ce n'è un altro. Penso... Ah, lì. Yay! Penso che di star facendo la cosa giusta. Sono troppo convinto. Di testa! Minchia, e anche Rummenigge. Allora. Ah, lì ce n'è un'altra. Si sono spostate tutte, ma scusa, com'è possibile?
Dov'è che era? Ce n'era una. Dov'era? So, io sto tirando abbastanza a indovinare. Ok, qui pallone e l'ultima era, eccola là, anche un altro boss. Come ti avevo detto, come avevi visto, alla fine non sono i micidiali, pattern semplice, poche mosse. Ah, ok, quindi decisamente fattibili. No, è andare in giro per la mappa che è un disastro. Comunque queste cose si spostano. No? Torno a... Oh, non so, vado per tentativi. Vediamo un po' se... Mi sembra... Sinceramente... Ok, accesso al buo... Di cosa sono morto? Ah, probabilmente. E, materiale radioattivo rimosso. Ma cos'è che è? Perché? Qualcosa. Ah, ma sei tu, ma vai a fare in culo. È che non si sentono i rumori quando sei nel vuoto, quello è il problema. Dov'è che è? Niente, un altro. Ah, ecco. Aia. Ma questo? Questo è grosso. Vabbè, quanti siete? Ma mi avete rotto il cazzo, io ve lo dico. Dov'è che è che devo andare? Dov'è che devo andare? Sì, vai, corri. Di testa! Dai, fuori dai coglioni subito. Sono uscito dalla parte giusta. No, ma che sono uscito? Che fastidio. Apri per Dio. Questi adesso si saranno ripresi tutti, ovviamente. Cazzo, di là. Accesso a gravità zero. Vai di corsa. Hop. Oh, come, attenzione. Cosa vuol dire? Attenzione, livello di radiazioni elevato, blocco di sicurezza attivato. Ma voi, voi m'avete stracciato. Ho capito. Aia. Cioè. Pronzi. Gol. Dai fuori, dai, vai fuori. Niente. Palo. Facciamo così. No, non li devo uccidere, no. Non li devo uccidere, devo buttare fuori i palloni e basta. Vabbè, allora, anche... devi farti l'abitudine girando, individui poi degli oggetti da usare come punto di riferimento. Ah, ok. Ok, cosa è successo? Qualcosa mi è rimasto sotto alla scarpa. Quelle sfere verdi che vedi
sono radioattive. Il boccaporto della Velor si è sigillato. Dovrai scaricarle nello spazio prima di poter entrare nella nave. Allora, io ho come questa idea. Adesso te lo dico io. Come fare? Perché qua... Allora, facciamo così. Facciamo gol. Quasi, palo. Tu che cazzo sei? Cosa c'entri in tutto questo? Allora. Vabbè, ho capito. No? Ho capito che è impossibile fare gol. No, ho sbagliato. Quello non lo prendo più. Devo vedere se tipo da qui... Attenzione, blocco di sicurezza attivato. Devo vedere se da qua è possibile. Attenzione, livello di radiazioni elevato, blocco di sicurezza attivato. Sì, allora da qui è possibile effettivamente. Sì. Facciamo così. Attenzione, livello di radiazioni elevato, blocco di sicurezza attivato. Facciamo uno, rimettiamo tutti qui sti palloni. Così poi. Attenzione. Sì, ho capito. O muoio per le radiazioni in un istante, tipo. Oppure da qua riesco a spingerle tutte nella, nel vuoto direttamente. Fai fermo. Ok. Attenzione, livello di radiazioni elevato, blocco di sicurezza attivato. Dai, vieni qua. Vieni qua, t'ho detto. Attenzione, livello di radiazioni elevato, blocco di sicurezza attivato. Dov'è? Dov'è? Livello di radiazioni elevato, blocco di sicurezza attivato. Niente, ho perso. Dove cazzo stavo? Ah, ecco. No. Attenzione, livello di radiazioni elevato, blocco di sicurezza attivato. Fermi. Ok. Attenzione, livello di radiazioni elevato, blocco di sicurezza attivato. Ok. Attenzione, livello di radiazioni elevato, blocco di sicurezza attivato. Ok. Ok. Tra l'altro qui c'è una scatola che prendiamo molto volentieri. Ok. Puoi venire qua? Grazie. Allora. Attenzione, livello di radiazioni elevato, blocco di sicurezza attivato. Va bene. Attenzione, dovrebbero essere tutte. Radiazioni elevato, blocco di sicurezza attivato. Dov'è? Piattaforma? Lì. Attenzione, livello di radiazioni elevato, blocco di sicurezza attivato. Facciamo un giro ultimo, vediamo se è tutto in ordine. Lì c'è un'altra cassa. Vieni qua. Ok, questo è sempre comodo. E? Basta, sono tutte lì. Ok. Allora, se sono tutti lì, io tra l'altro da lì dovrei riuscire a sparare qui. Quindi, vediamo se riusciamo a fare una cosa fatta bene. Uno, un colpo. Un colpo. Niente, spara tre ogni volta. Attenzione, livello di radiazioni elevato, blocco di sicurezza. Allora. Proviamo, Attenzione, livello di radiazioni elevato, blocco di sicurezza. Vediamo se va. Materiale radioattivo rimosso. Eva. Materiale radioattivo rimosso. Palla in buga. Attenzione. Aia, aia. Materiale radioattivo rimosso. Di puttana che non siete. Attenzione.
Guarda che non me la fanno mica cavare in maniera semplice. Dov'è? Dov'è? Dov'è il buco? Dov'è il buco? Aia! Pezzi di merda. Aia! Niente, ho perso il buco. Donna santa, rompicazzo che non siete altro. Lasciatemi vivere. Dov'è? Dov'è la palla? Adesso ho perso l'ultima palla. Sono morto di ossigeno. Non ci credo. Non ci credo. Per una palla. Sì, veramente. Porco. La tattica ci sta. Mo bisogna. Solo che minchia 30 anni. Per mettere tutti i palloni in fila. Due coglioni, tutto da capo. Isaac, una delle armi della Valor si è distrutta nell'impatto. Quelle sfere verdi che vedi sono radioattive. Il boccaporto della Valor si è sigillato. Dovrai scaricarle nello spazio prima di poter entrare nella nave. Madonna, tutto da capo. Gol! Questa è entrata perfetta, eh? Coglioni! Era entrata perfetta. Cosa ho preso? Una gamba. Allora, io ho l'unica. Così. Senza stare a metterle proprio precisamente dentro, perché alla fine è rivelato troppo scomodo. Proviamo a metterle semplicemente davanti. Non puoi mettere le palle sul ponte. No, perché non c'è gravità. Magari. Ma già lì davanti. Già lì davanti va bene, perché poi rimangono a fluttuare. Proviamo così, vediamo quante sono. 6 1 2 3 4 5 6. Livello di radiazioni elevato. Blocco di sicurezza attivato. Ok, 1 2 3 4 5. Ok, 6. Allora, così io... Attenzione, livello di radiazioni elevato. Le ho tutte in vista. Posso salire, per favore? Mi fai salire? Ah, non si può. Attenzione, livello di radiazioni elevato. Blocco di sicurezza okay. Attivato. Allora, così le ho tutte in vista. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attenzione, livello di radiazioni elevato. Blocco. Io ho capito. Fare in fretta per l'ossigeno. Va bene. Allora, andiamo a sparare a quelli. Attenzione. Proviamo un po', Attenzione, livello di radiazioni elevato, blocco di sicurezza attivato.
Ok, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Livello di radiazioni elevato. Blocco di sicurezza attivato. Attenzione, livello di radiazioni elevato. Blocco di sicurezza attivato. Accesso al luogo. Attenzione, livello di radiazione. Materiale radioattivo rimosso. Dai, vieni su. 2. Materiale radioattivo rimosso. 3. Attenzione, livello di radiazioni elevato. Blocco di sicurezza attivato. Materiale radioattivo rimosso. 5. Prima palla. Vieni qua, non ti incastrare, per Dio. Blocco di sicurezza attivato. Tu sei stronzo. Blocco di sicurezza disattivato. Ok. Oh là, ce l'abbiamo. Oh 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 oh, t'ho visto, non fare finta di niente, non fare finta di niente. Non fate finta di non essere impressionati. La componente che ti serve si troverà nella sala motori, nella parte posteriore della nave. Mi apri? Rilevo gravissimi danni, forse dovrai trovare un percorso alternativo. Ah. Giusto perché. Ehi ehi ehi. Cosa? Cosa? Scusa, questo? Allora, questo. Non posso toglierlo questo? Questo è bloccato. Qui è passato un merdone. È passato. Cosa? I salvare va. Che cazzo è? Cos'è quel coso? Schizofrenico. Madonna, quanti se ne sono inventati. Ma sì. Perché alla fine non mettiamo. L'infezione sta avendo un effetto strano su questi soldati. Hanno tutte delle unità di stasi nelle loro corazze. L'infezione sta fondendo questi moduli nella loro cardia o qualcosa del genere. Ora sono più veloci, molto più veloci. Stai attento. Pure più veloci. Vaffanculo, spostati. Ok, questo. La setta della frutta lì. Questo com'è? Cosa devo fare? Lo tiro, lo spingo. Ovviamente. Strato dentro come un ciuccio. Ma ce l'ho io? Ah sì, un po' di stasi ce l'ho, ma mica tanto. Come cazzo? Sono tutti spenti, non si possono muovere. Questo lo posso muovere. Oh, vaffanculo. Sei veloce? E adesso sei morto. Molto velocemente. Cazzo. Oh, 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 oh. Minchia, questi sono. Ma sono fuori di testa, sono. Come cazzo è possibile? Che pazzi, ma come si fa?
Fanculo. Sì, vabbè, sempre le lame del tagliatore. Minchia, lame del tagliatore. Sì, so, cioè, hanno l'ultra istinto. Dio santo. Questo è morto in un sol colpo? Non lo so, non mi fidano. Mai fidarsi, mai fidarsi. Minchia che sbocco. Porco Giuda. La te dal cazzo. Ah, madonna. Ah, questa era una porta. Ancora. Cosa stai dicendo? Che casino, guarda te. Che bordello. Pensavo fosse un negozio questo. Allora, prendici di nuovo uno e Trino. Usare il fucile. Dovevo usare il fucile. Se lo posso staccare. Isaac, la tua posizione, ma non credo di riuscire a raggiungerti. Questa dannata nave è squarciata a metà. Sono arrivato al ponte, è un disastro qui. Questi poveri idioti non hanno avuto scampo. Sbloccherò tutte le serrature, così tu potrai arrivare alla sala motori. Io cercherò di raggiungerti laggiù. Mi sembra una buona idea sbloccare tutte le serrature. Mi sembra decisamente una buona idea. Che cazzo me ne faccio io di sto coso? Mi sto portando appresso. Devo andare di qua. Cos'è di qua? Cosa c'è? Posso vedere? Posso. Ah, ok. Vedi da dove sono arrivato praticamente. Che non mi faceva aprire. Sì. Non so se serve a qualcosa, sto coso. Fatto bene ad aprire tutte le serrature. Che è? Che è? Che cazzo è? Lo so, nel dubbio. Oh madonna, ancora tu? Beh, qui un po' di stasi me l'hanno data molto gentilmente. Ah, vedi che ho fatto bene a portarmelo questo. Puoi aprire? Puoi aprire? Porco il demonio, ma qual è il problema adesso? Me lo puoi spiegare qual è? Ah, Carmageddon. Madò.
Che gioco, Carpageddon. Boh, non so dove devo. Qualcosa che manca per aprire questa porta. Ma scusa, ma io ne avevo portato un altro. A fare, no? Forse era girato dalla parte sbagliata? Ah, era girato dalla parte sbagliata. Bisogna rispettare la polarità. Clark, ho bisogno di parlarti. Ah, Mi Romano chiamo Stanco. Terence Kane, dottor Kane. Ascoltami, non c'è molto tempo. Se sei davvero in grado di riparare la navetta, potremmo usarla per qualcosa di più importante della fuga. Devi capire che le forze all'opera qui sono più grandi di quanto si possa pensare. Se te ne vai adesso, condannerai l'umanità. Il Danneresti. pianeta non si fermerà mai se non restituiremo il marchio. Madonna mia, questo è veramente Comprendi? ubriaco, si è La Chiesa si presentato sbaglia. alle È sessioni una di trappola. doppiaggio. Io ho visto. Ti prego, devi aiutarmi. Senti, io non lo so, ma da co... Chi è? Chi è che soffre? Chi è che soffre? Che cazzo? Che cazzo di casino, guarda che casino, guarda che casino. Comunque mi sa che la chiave qua è trita tutto, estasi, eccolo lì. Oh. Ce n'è un altro. Quanti ne siete? Dai, dai che arriva, arriva, arriva. Oh. Capisco perché non funziona. Ah, se n'è andato. No, vabbè, questi sono veramente. Oh. Il vantaggio della porta non lo perderò mai, ti giuro non lo perderò mai. Oh. Guarda, 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 pezzi di merda. Dov'è? Fatto netto, lascio. Ma vuoi finire? Ah, sono morto? Ah no, ok. Sono esploso come un pazzo, ma non sono morto. Ok, siamo capiti. Vabbè. Va bene, va bene. C'è un upgrade. Vediamo un po'. Tagliatore, possiamo aumentare il danno del tagliatore, direi. Sì. Vai, visto che a quanto pare sembra essere. Ecco. Quei palloni. Parla il comandante Cadigan. Ah. Abbiamo nemici a bordo. Questa non è un'esercitazione. I nemici sono alieni, ripeto, alieni, estremamente pericolosi. L'uso letale delle armi è ammesso. Beh, fatto bene a dirmelo perché non me ne ero molto accorto, eh.
C'è un modulo di stasi lì avanti. Quindi posso evitare di usare una ricarica, forse. Ok. Cosa abbiamo? Capisco. Cosa? Yeah. Che fa schifo? Questo era quello che soffriva prima. Probabile. Ah, non lo so, boss finale. Aveva calcolato il raggio laser. Quindi pack grande. Questo che cazzo è? Ok. Porca troia. Per dire. Che cazzo è? Madonna, che sbocco. Oh. Aia, vaffanculo. Due cali di frame. Mica mai più lanciarsi senza sapere, senza cognizione di causa, a prendere un loot. Mai più. Schifo. Cagare. Ma l'importante è che non possano saltare la staccionata qui. Luoghi dove essere smembrati senza pietà, ma infiniti proprio, eh? ecco. Oh, vabbè, dai, tu ci saluti così.
quanti sono? Quanti cazzo siete? Si è abbassato! No, vabbè, schivano come i pazzi questi. E poi ho finito pure il multira. Un altro. Dai che t'ho visto, minchia. Guarda, guarda, guarda. Saltano, schivano. Fanno di tutto. Cosa? Cosa? Dove sei? Vieni qua. La stasi è totalmente inutile contro sti affari. Quanti cazzo sono? Ah, ok. Grazie per la risposta. Ehi, ehi, siamo calmi. Minchia, sono abili, sì, sono abilissimi. Uno spera di trovare una stanza piena di munizioni. E invece. Capo di Stato Maggiore al comandante Carico, operazione Luce Bianca. Ishimura ha violato un ordine diretto al governo, riteniamo che abbia recuperato il marchio 3A. Non abbiamo dati sulla posizione. Procedere verso il sistema Aegis, raggiungere la posizione di fuori dalla portata dei sensori standard, attende un segnale per confermare posizione. Vabbè. Allora, vediamo un po' se possiamo... bombole, vendi, va, vai, semiconduttore d'oro, vendi, poi questo lo prendiamo, pack medio lo vediamo, questo lo spostiamo. Lo spostiamo pure lui e questo lo vendiamo. Va bene. Poi, munizione... l'ammetagliatore. Ah, ok. L'ammetagliatore ne ho 10. Siamo scesi. Abbiamo usato un po', finalmente. Allora, munizione a impulsi, no? Multiraggio. Ormai praticamente prendo solo le munizioni. C'è molto altro da prendere. Non è che c'è un modulo stasi da qualche parte, eh?
Oh, ma che? Vabbè. Certo che se c'è... Niente che soffre. Niente che soffre a ogni angolo. Cioè, certo che se ci sono tutti sti nemici... Ad ogni passo... Cazzo, sta succedendo? Dove è andato quello? Scappava, si può dirlo. Va bene, va bene. Che cazzo succede? Niente di buono, credo. Così? Devo fare. Boh. Mica capito questo. Mi metto qua dietro, muoio. No, non muoio. Devo passare lì. Soprattutto me l'hanno detto. Devo passare lì. Mica capito cosa devo fare. Questo si muove poco. Vabbè. Non si muovono in avanti. No. No, e ci sono però dei fusibili che si possono far esplodere sui lati, ma non ho ben capito. Sinceramente. Beh. Un po' di roba qua. Ok.
Ah, ecco. Ah, scusa, no, gli sto sparando, per questo si sposta. Braccio possente. Forse qui adesso è da... Ah no, lo posso spostare avanti. Giustamente, giustamente. Mancato male proprio. Nucleo energetico. Avaria totale del motore. Dovevo andare? Sei tu? L'hai preso? Oddio, l'hai preso! Proprio quello che ci serve! Raggiungi il ponte equipaggio! Cazzo sta succedendo? Chi sei? Ah! Fammi uscire! Vai giù! Fammi uscire, per Dio! Non farmi uscire. No, non farmi uscire, non farmi uscire. Oh, porca troia. Vabbè, mondo visione. Oh, fantastico. Peccato perché aveva appena deciso di abbandonare la missione. Attenzione.
Quanto ci vuole uccidere sto coso? Oh là. E dammi sto nodo, va. Eh sì. No more Hammond. Ok. Siamo rimasti soli. Cazzi suoi, scusa. Potevamo evitarci tutta sta tour nell'inferno. Abbandonare tuo padre. Chi è? Capito. Dicono di non prendere gli ascensori durante gli incendi. Ok, forza, dai. Attenzione, danno irreversibile al contenimento combustibile. Abbandonare la nave. Danno irreversibile. Combustibile. Sembra quasi una canzone. Attenzione, danno irreversibile al contenimento combustibile. Abbandonare la nave. Porca troia, che cazzo sta succedendo? Ma qui è dove eravamo prima. Palloni? Palloni radioattivi? Sì. Oh yes. Cazzo sta succedendo? Oh, stiamo calmi. Tra l'altro qui era pieno di mostri. E non ho ucciso nessuno. Dai, muoviti. Yes. Musica che non promette un cazzo bene. Minchia, io veramente sti cosi mi hanno rotto i coglioni. Meno male che esplodono tipo patatine o tonno rio mare, tipo, che si tagliano con un grissino, perché Ah, era l'ultimo. Ultimo stronzo, però. Morto all'arrivo. Va bene. Ultimi tre capitoli, no, ultimi, ah sì, 10, 11 e 12, gli ultimi tre. Ma penso che riuscirò a finire il 10 adesso, spero. E poi l'11 e 12 ce lo teniamo per l'ultima live di chiusura. Poi dopo, vuoi vedere una live, una run di Resident Evil 2? Non so se l'hai... Isaac, ho localizzato la navetta trovata da Emma. Merda. Oh no. Il computer della navetta è andato, hanno rimosso le schede di navigazione. Non so dirti perché. Ce ne sono tre sparse in giro per il ponte. Sto scaricando le loro posizioni. Da qui non posso accedere alle porte, ti servirà una chiave dell'equipaggio. Se riesci a trovare quelle schede, posso rimettere in funzione la navetta. C'è sempre qualcosa da trovare. Sempre. Cazzo, hanno messo qua i ceri? Vado ad aiutare a R2 quello rifatto. Sì, sì, esatto, con quello rifatto. Una run completa, sì, dovrebbe finire, dovrebbe chiudersi in 2 ore. Se non gigioneggio troppo in giro, 2 ore, 2 ore e mezza, anzi. Diciamo 2 ore di gioco, ecco. Hai visto poca roba? Ah, ottimo. Così magari prendo anche... La fine, il voto SS sulla modalità hardcore, che ancora non sono riuscito a farlo.
perché devi stare sotto le 2 ore. Allora, negozio. Buona pizza comunque, caro. Grazie di essere passato. Io vado ancora avanti un quarto d'ora, 20 minuti, poi stacco. Mi occupo anch'io della cena. Va bene, 2 o 3 etti saranno messi da parte. Minchia, semiconduttore in diamante 25.000. Ciao, caro. Vai. Il multiraggio neone, oddio, il plasma neone. Oh, teniamo, stiamo così per adesso. Là devo andare. Cosa c'è, scusi? Dormitorio. Pezzo di merda. Fanno di tutto per spaventarti. Questo ha tirato un colpo e poi se n'è andato. Vabbè, tanto qua torneremo dopo. Unitology. Vai. Niente, niente di buono da migliorare. Chiusa questa. Ah sì. Facendo quella. A cosa puoi aggrapparti quando intorno a te c'è solo disperazione? La dottoressa Cross era una vera credente, aveva fede. Ora lei attende la trasformazione, la rinascita. Tu sei pronto per l'ascensione, signor Temple? Certo che sì. Non avere paura, molto presto farai la tua. Osserva la convinzione che deriva dalla vera fede! Loro sono pronti. Accoglili! Abbracciali! Attendere.
Ecco. Mancato. Andare giù. Vaffanculo. E vabbè. Cazzo. Ma perché? Oh, vai a fanculo. Oh. Ah.
siete. Marco. Ecco, si può correre qua. Ecco. Cristo santo. La vita. Oh cazzo! Ma Dio santo, che sbocco, ma va! Ma la vuoi finire? Ok, adesso che ho trovato la tessera dei dipendenti. Andiamo indietro. Qui come al solito non si può correre. Clark, devo assolutamente parlarti. Sono vicino alla tua posizione e so che ti interesserà sentire ciò che ho da dirti. Posso spiegare tutto. Cosa è successo? Quando hai le schede di navigazione, raggiungi la postazione della sicurezza. Dobbiamo parlare presto. Ah, ok. E qui era dove ero andato prima. Ho già uccisi questi qua, quindi siamo tranquilli. Ah, non avevo occhio. Fantastico. Posso? Un sacco di soldi adesso. Vorrebbe un negozio. Ah, siamo tornati. No, non siamo da nessuna parte. Il supporto vitale nel quartiere alloggio B è stato disattivato. Trova un sistema di sblocco lì vicino per arrivare alla porta. Capisco. Sempre buone notizie. Oh cazzo. Ancora un altro di sti cotti. Dov'è? Dai, stai fermo. Dov'è? No! Giù nel tubo. Giù nel tubo. B è stato disattivato. Trova un sistema di sblocco lì vicino per arrivare alla porta. Ah.
cazzo di coso. Vabbè, comunque la stasi non funziona. E qua... e un giorno mi spiegheranno come fanno a sapere dove sono i cosi schifosi. A colpo sicuro mi prendono col tentacolo, eh. Via. Andiamo via da qui. È questo. Condizione pericolosa. Con accesso al del controllo climatico, condizione pericolosa. Contattare la manutenzione. Sta l'ossigeno, chi può dirlo? L'ossigeno non si sa dov'è. Ma dov'è? Sempre più difficile. Ma che cazzo? Ah.
Niente, mancato tutte e due le volte. Mancato di nuovo. Ecco, ovviamente adesso avrei bisogno dell'ossigeno e non ce l'ho, e non ce l'ho. Che cazzo sta succedendo? Vale neanche la pena fermarsi. Vediamo se riusciamo a fare una run. Porca troia, tifoso. Vabbè, alla fine era la cosa più semplice da fare, perché effettivamente erano un po' in troppi, eh. Non ho neanche capito che cazzo ho preso. Che cazzo ho preso? Vediamo un po'. Ah, ok. Intanto arriviamo al negozio. Poi... trova le schede di navigazione. Trova la chiave. Sblocca la serratura. Oh. Teoria. Di simpatici, no? Apriti, Dio. Aia.
Dio santo. Ok. Allora, vediamo un po'. Ah, una bombola d'aria ce la teniamo. Perché in realtà non serve. Non mi è servita alla fine perché ho fatto una run. 51.150 ne abbiamo, eh. Poi. Miraggio. Tutti chiusi. Tutto a livello 5, attenzione. Andiamo a vederla, sta tutta di livello 5, va? Vai. Dai, per Dio. Sì, me la posso comprare. Sessantamila. Adesso ho capito cosa servivano. Va bene, andiamo. Accesso a gravità zero. Uscita da gravità zero. Ah. Judy. Beh, io me ne vado, va.
Devo andare oltre. Chiama sto ascensore, va. Ok, abbiamo un bel salvataggio qui e proseguiamo la prossima volta. Aia. Che il disegno divino infine si svela e noi saremo gli eredi. Noi ascenderemo, l'abbiamo sempre saputo. Unitologi è verità. Aia. È la prima fase. Spaventatevi per lo stadio fisico della trasformazione. Presto il mondo fisico non vi riguarderà più. Dovete avere fede. In tutti questi anni, questo è ciò che aspettavamo. Non li ascoltate. Tornate qui. Tornate qui. Abbandonare la chiesa in questo momento vitale. Non abbandonate la fede. Ciò che sta accadendo alla colonia non è una tragedia. Che cazzo è? Bene. Questa volta non avrai scampo, amico mio. Finora sei riuscito a cavartela, ma adesso la mia creazione è libera, rinata nel calor bianco della vita. Ora è il momento di fare la tua parte. Bene, incastrato. Luca. Aia.
va bene, va bene. Stabile, un violento. Ma qua abbiamo un negozio, ma non c'è un... Non mi piacciono questi suoni, appunto. Non mi piace. Cosa succede? Cazzo. Aia. Aia. Attenzione, a pugni in faccia. Va bene, basta. Continuiamo la prossima volta. Ho abbastanza di mostri per oggi.